Eccoli, eccoli qua. Non so bene questa diretta se reggerà, perché il mio telefono non credo che sia impermeabile, però ci proviamo. Qui è uno spettacolo e quindi ecco, dai, volevo far due chiacchiere con voi in versione Babbo Natale, che poi come altre volte è successo, soprattutto quando sono in mezzo alla natura, darò un risvolto zen anche a questa diretta. E allora, dai, cosa dire? Bah, un po' di considerazioni sparse qua e là. Non c'è un tema predominante in questa live. Innanzitutto vi saluto e vi auguro buone feste. Spero che stiate passando delle feste che si possono definire tali, nonostante tutti i casini, le limitazioni, eccetera. Allora, non so se la mia analisi è corretta o meno, ma ho come l'impressione che questa Italia oggi sia un po' un'Italia spezzata in due, divisa in due, no? Da una parte tutti coloro che si informano attraverso i mass media, che seguono le regole in maniera ligia, che si affidano e si fidano totalmente delle istituzioni, del governo, delle autorità, coloro i quali hanno di recente applaudito e festeggiato all'arrivo del miracoloso vaccino della Pfizer, e dall'altra un'altra Italia che invece non fa nulla di tutto questo. E non è una bella cosa, no? Quando un popolo è così diviso. Perché poi chiaramente cosa succede? Ci si scontra tra amici, tra parenti, tra cittadini. Si hanno posizioni talmente distanti, addirittura opposte tra loro, che si fa fatica anche a dialogare, a confrontarsi, a ragionare insieme, no? E ho un po' questa impressione qua, no? Come se è questo che stesse succedendo in questo momento. Ecco, allora, l'unica cosa che possiamo fare, come ho detto in un post recente, è quella di avere estrema pazienza nei confronti degli altri, di coloro che non la pensano come noi. Ma indipendentemente da questo, sempre di recente avevo parlato anche di un'ipotetica disobbedienza civile, no? Perché avevo scritto che non avrei accettato determinate regole se non mi stavano bene, che avrei deciso io con chi passare il mio Natale, come ho fatto del resto. Ma non è stato necessario disobbedire la legge, perché da quello che ho visto l'hanno disobbedita tutti. E allora la disobbedienza civile, nel momento in cui una legge non viene rispettata da nessuno, non ha più senso di esistere. E a proposito dell'Italia spezzata in due, probabilmente quelli che hanno guardato i telegiornali, stavo per farmi un volo, nel frattempo il telefono si è riempito di neve, abbiate pazienza, vi renderete conto che non è una diretta tradizionale. Dicevo, ecco, adesso giustamente un cane mi inveisce contro. Dicevo, coloro i quali hanno guardato i telegiornali tradizionali avranno visto un'Italia rispettosa dei lockdown, delle zone rossi, arancioni, verdi, gialle, fosforescenti. Ma non è andata così, signori. Non è andata così. L'Italia, la gente se ne sta letteralmente sbattendo, giustamente a mio avviso, di quei decreti schizofrenici. Non lo so se li avete visti, io li ho visti, video da Napoli, da Milano,
dal Veneto, testimonianze dirette. Ma ieri a Milano c'erano campetti sportivi pieni di persone, Napoli vie piene di gente, in Veneto piste da sci da fondo affollate, insomma, con parecchie persone. E questo a riprova del fatto che evidentemente in tanti, tantissimi non hanno rispettato quelle limitazioni. Ed ecco che anche per quanto mi riguarda è stato inutile fare delle azioni di disobbedienza civile, lo ripeto, perché insomma nel momento in cui tutti disobbediscono non ha più senso, no? la disobbedienza civile. Sto cercando una strada per tornare verso la mia abitazione, ma non la trovo, quindi forse sarò costretto a tornare indietro. Mi sono perso a pochi passi da casa mia. Ecco, allora, questa cosa che la gente non ha... No, non solo la gente non ha rispettato le limitazioni, ma ci sono stati anche pochissimi controlli. Avevano parlato di 70.000 agenti predisposti per far rispettare le regole, agenti che evidentemente avranno deciso di invece passare le loro feste in maniera diversa, no? Questo è positivo perché vuol dire che la società civile è andata un po' oltre a queste folli limitazioni. Ciao bello! Ha ragione lui ad abbaiarmi addosso, perché sono vicino alla sua proprietà, quindi è giusto che mi abbaia addosso. Sto andando, tranquillo. Faccio un po' vedere nel frattempo come va qui. Oh, ragazzi, mi sono fatto un volo in diretta. Per fortuna avevo girato la videocamera, altrimenti mi avreste visto, però non è successo niente. Allora, nulla, dicevo il fatto che... Poi ecco, le due Italie, no? Le persone che sono state chiuse in casa e che hanno guardato le TV di regime, hanno ascoltato le radio, letto i giornali, ufficio stampa del governo, avranno pensato, oh guarda, che bravi gli italiani, hanno rispettato le regole come me. No, signori, non è così. Non è così. La gente evidentemente non ne può più. Soprattutto non ne può più di limitazioni così folli e insensate. Perché è questo che io continuo a dire dall'inizio di questa storia. Io credo che gli italiani sarebbero pronti a rispettare le regole se fossero regole sensate. E invece non è così. E questa è un po' la storia delle due Italie. Contemporaneamente non si può non parlare dei vaccini. Però un attimo che nel frattempo qui c'è uno sgombero neve in corso. Non si può, dicevo, non parlare dei vaccini, anche se non voglio scendere troppo nell'argomento, monopolizzare la discussione, visto che lo fanno già abbastanza i media. Però un paio di considerazioni sulla questione vaccini, no? A proposito delle due Italie divise, ho letto qualche considerazione da parte di qualche giornalista che si è detto sorpreso, allibito, addirittura inorridito a scoprire che tanti infermieri, a quanto pare, non sono disposti a vaccinarsi. E questi giornalisti sono rimasti stupefatti. Ma com'è possibile che proprio gli infermieri all'interno delle case di riposo, degli ospedali, non si vogliano vaccinare? Oibò, che sorpresa! Ma dove vive sta gente qua? Ma dove ha vissuto tutti gli ultimi mesi? Questa è un po' l'impressione che ho anche da parte dei nostri politici, no? Che vivano al di fuori della realtà. Una realtà che è fatta di tante persone che hanno dei dubbi su questo vaccino, senza essere Novax.
senza essere Novax. Invece loro continuano con questa narrazione completamente distorta dei fatti, per la quale se hai dei dubbi sul vaccino, se non vuoi fartelo, o vuoi aspettare semplicemente, o vuoi cercare di capire, sei un Novax a priori. È totalmente falsata questa cosa qui. E tra l'altro gioca a loro sfavore, perché continuano a non capire, quindi continueranno a mettere in pratica delle azioni che sono completamente inefficaci. Se pensano di poter arrivare a quell'80%, che per loro è un po' l'obiettivo, di vaccinazioni, con questo tipo di politica e di approccio, hanno perso in partenza, ragazzi, non funziona così. Alle persone dovete spiegare come stanno le cose, perché ci continuano a essere troppe anomalie, troppe cose che la gente non si spiega. E sempre a proposito di vaccini, ho sentito anche quella battuta, quella provocazione, che però non è tanto una provocazione, ma a quanto pare è una proposta ben chiara, addirittura di un dottore, che dice, e poi chiaramente tanti dietro come pecore al solito, chi non vuole vaccinarsi rifiuta anche le eventuali cure se si ammala. E tutti dietro, eccola la frase da condividere, sì, figata! Se rifiuti il vaccino e poi ti ammali, ti curi da solo, stai a casa. Va bene, allora, innanzitutto una affermazione del genere è completamente in barba al giuramento di Ippocrate, che probabilmente queste persone che condividono messaggi del genere non sanno neppure che cos'è. Un dottore che fa un'affermazione tale andrebbe radiato immediatamente, proprio perché viene meno al giuramento di Ippocrate, che è alla base del lavoro di un dottore. Non puoi dire una cosa del genere. Però se la dici e la gente la condivide, a me sta bene. A me sta bene, io ci sto. Ma allo stesso tempo staranno fuori dagli ospedali e non avranno diritto alle cure tutti coloro che si cibano in maniera malsana. Tutti coloro che fumano un pacchetto di sigarette al giorno. Tutti coloro che bevono troppo alcol. Tutti coloro che fanno una vita completamente con uno stile di vita nocivo, no? Che non fanno attività fisica, tutti questi non devono aver diritto alla cura per lo stesso tipo di ragionamento. Per lo stesso tipo di ragionamento, non fai una vita di un certo tipo, non hai diritto alle cure. A me sta bene. Ah, ma guardate, ditemi dove devo firmare. Ditemi dove devo firmare, lo faccio subito. Poi mi siedo e iniziamo insieme a farci grandi risate, però. Perché a quel punto probabilmente 9 italiani su 10 non avrebbero più diritto alle cure. Capite che non funziona così? Capite che dovete iniziare a usare quel cervello che avete in testa e non usarlo solo per appoggiare il vostro cappello o per condividere le minchiate che il primo ciarlatano in cerca di visibilità butta sui social? Usate la testa, fate questi ragionamenti. Non ti vuoi vaccinare? Quindi non hai diritto alle cure. Va bene. Mangi di merda? Quindi non hai diritto alle cure. Fumi? Bevi troppo? Quindi non hai diritto alle cure. Non fai attività fisica? Sei un obeso perché passi le giornate davanti a Netflix? Quindi non hai diritto alle cure. Se no, ragazzi, se no non andiamo d'accordo, no? Cosa facciamo? Anche perché vi dico un'altra cosetta. Sapete quando c'è sempre quello scontro carnivori vegani, no? Come al solito scontri in cui non mi piace entrare perché odio le etichette. Però le persone che in questo momento sono più dubbiose nei confronti del vaccino sono probabilmente le stesse persone che hanno uno stile di vita più sano, perché badano di più alla loro salute, badano di più alla loro alimentazione. Sono persone che magari curano il proprio stato psicofisico molto di più di altre, che si imbottiscono di qualsiasi medicina gli dica la pubblicità o mamma governo senza porsi alcuna domanda. E quindi se decidete di mettere in atto quell'ideona del dottore, facciamolo veramente, facciamolo su tutti coloro che non seguono uno stile di vita regolare, eh? Cosa ne dite? Allora,
io sto finalmente arrivando dove dovevo arrivare. Qui la situazione è questa, è una meraviglia, sembra di essere dentro a una fiaba. Che spettacolo, eh? La natura, la neve, un inverno vero. Penso che stia nevicando anche in altre zone dell'Italia. Io non vi dico dove mi trovo adesso, perché non lo dico mai. Ma a parte questo, vi dicevo che volevo un po' dare una chiave zen a questa diretta. Secondo me la chiave è questa. È stato un anno pesante per tutti, per molti lo è ancora. Ritroviamo un po' di leggerezza.